può altro che essere l'uomo, logicamente, a definire quello che percepisce. Ma a proposito di analisi sensoriale, è un elemento importante nella definizione della qualità di un vino? Sicuramente sì, anche perché qualsiasi altra tecnica da sola non è esaustiva, nel senso che quello che percepisce un gas cromatografo è completamente diverso da quello che percepisce il nostro cervello quando noi beviamo il vino. Luigi Odello non si occupa solo di vino, ma anche di caffè e di altri prodotti, ma quest'anno ha collaborato a questa guida, la guida vini di altro consumo. Che particolarità ha rispetto alle altre guide? Il centro studi si occupa da anni di fare un monitoraggio delle guide che escono sul mercato, che molte volte vengono fatte con dei caratteri assolutamente soggettivi, mentre in questo caso ci troviamo di fronte ad una vera misurazione delle caratteristiche sensoriali dei vini, trattate con i metodi scientifici dell'analisi sensoriale, dai quali poi si è desunto un indice ultimo di questi vini, 300 vini reperiti sul mercato, comprati direttamente nei negozi, nei supermercati, eccetera, quindi non dai produttori, e assaggiati in modo assolutamente anonimo. Quindi su che cosa si potrebbero bacchettare le guide che normalmente troviamo in edicola? Non è tanto un discorso di bacchettarle quanto di andare a vedere effettivamente se sono in grado di dare quelle caratteristiche di affidabilità, di esaustività e anche di attendibilità per lasciare contenti sia il consumatore e sia naturalmente il produttore. Un recente studio che voi avete fatto sui vini del Bordeaux e su alcuni vini italiani ha portato a individuare che i vini italiani spesso sono più apprezzati di quelli bordolesi. Che ci sono comunque dei riflessi del territorio molto interessanti su entrambi, dove naturalmente noi italiani vinciamo un po' per la profondità e soprattutto per l'eclettismo di questi vini rispetto ai vini bordolesi. Ora chiudiamo con un consiglio. Uno che vuol bere un buon vino, come deve giudicarlo? La cosa migliore che può fare è proprio quella di andare ad imparare ad assaggiare il vino per aprire la propria mente. Normalmente la gente dice per riappropriarsi dei propri organi di senso. Gli organi di senso sono altro che dei trasduttori delle sensazioni che possono arrivare. Chi assaggia è il cervello. Sono in compagnia qui nel padiglione Puglia di Vittoria Cisonno, che è grande appassionata del vino, quindi presidente del Movimento del Turismo del Vino in Puglia. Vino ma anche olio, perché qui c'è la guida agli extravergini del 2006 di Slow Food Editore. Tra l'altro alle nostre spalle in questo momento stanno proprio parlando di questo prodotto, perché in Italia è anche olio. Tu invece che novità hai? Il Movimento Turismo del Vino l'anno scorso ha presentato al Vinitaly gli itinerari delle strade del vino e dell'olio, e quindi è in tema anche con l'olio. Abbiamo già iniziato a lavorare da qualche anno. Quest'anno l'abbiamo tradotto in inglese e quindi riusciamo anche... Sì, questa pubblicazione. Abbracciato. quest'anno l'abbiamo tradotto in inglese, quindi stiamo soddisfacendo quel pubblico che sempre di più viene qui a visitare il padiglione Puglia dall'estero, e quindi riusciamo a raccontare i nostri territori agli stranieri in modo da invogliarli a venirci a trovare in Puglia. Ricordiamo brevemente quali sono i prossimi appuntamenti. Adesso siamo a Verona, ma in Puglia invece cosa accadrà questa maggio e da maggio in poi? Cantine aperte, naturalmente, il nostro l'abbiamo già promossa qui a Vinitaly, e l'appuntamento è l'ultima domenica di maggio come ogni anno, e qui siamo al 14° anno a livello nazionale in Puglia alla 9ª edizione, quindi è ormai una manifestazione consolidata. Dopo il Vinitaly è l'evento legato al vino di cui si parla di più in tutta la stampa nazionale e internazionale, quindi è una grande soddisfazione per la nostra associazione, che quest'anno tra l'altro vede al comando un nuovo presidente che è Chiara Lungarotti, e quindi abbiamo votato
una persona che rappresenta un'azienda storica dal punto di vista del turismo del vino. È un distretto quello che hanno realizzato, che ha realizzato la famiglia Lungarotti, col Museo del Vino, Museo dell'Olio, gli alberghi e gli agriturismi che accolgono i turisti del vino, i percorsi fra le vigne, che è un simbolo importante per l'Italia, e quindi noi dobbiamo guardare loro, lei, come simbolo per crescere anche nei territori in Puglia, insomma, ecco, e nelle altre regioni. Quindi ci salutiamo qui da Verona, per rivederci in Puglia nei tuoi appuntamenti. Per Cantine Aperte e Calici di Stelle, benvenuta Vendemmia, sì. Termina qui questo speciale Vinitaly. Sono stati 5 giorni molto intensi di scambi e degustazioni. Il vino italiano qui ha incontrato il resto del mondo. Io intanto vi rinvio alla prossima puntata di Sommelier, venerdì prossimo, sempre su Antenna Sud. E vi ricordo l'email sommelier@antennasud.com. Alla prossima. Vino, 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 vino.